Buonasera, benvenuti alla terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Movente passionale questa secondo il GUP di Pescara Maria Carla Sacco. La motivazione che ha spinto Vincenzo Gagliardi a sparare all'ingegnere di Montesilvano Carlo Pavone. Movente alla base della condanna a 30 anni. Alfredo Primante. Risulta dimostrato il movente passionale. L'azione omicidiaria di Gagliardi si colloca all'interno della relazione extraconiugale con Raffaella D'Este e la travagliata opera di contrasto posta in essere dalla vittima. È questo uno dei passaggi fondamentali contenuti nelle motivazioni della sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco il 16 luglio scorso ha condannato a 30 anni di carcere Vincenzo Gagliardi, il dipendente delle poste di Pescara, riconosciuto colpevole in primo grado dell'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito con un colpo di fucile alla testa il 30 ottobre del 2013 sotto la sua abitazione a Montesilvano e morto dopo un anno di coma. Tutti gli elementi indiziari risultano gravi, precisi e concordanti, si legge ancora nelle motivazioni, e concorrono unitariamente a formare un quadro probatorio grave a carico di Vincenzo Gagliardi, consentendo di ritenerlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, autore dell'omicidio di Carlo Pavone. Dunque, secondo il giudice, il movente sarebbe da rintracciare nella relazione tra Gagliardi e la moglie della vittima. L'imputato aveva più volte visionato il profilo Facebook di Pavone, si legge ancora nelle motivazioni, per attingere informazioni personali sul conto del marito e della sua amante, del quale evidentemente controllava in modo virtuale le abitudini dei figli, ha scritto il GUP Sacco. Gagliardi, con la sua azione, voleva eliminare un fastidioso impedimento alla prosecuzione della relazione con la donna, alla quale aveva sempre manifestato appoggio e sostegno anche all'esito della violenta lite avvenuta il 20 ottobre del 2013 tra la stessa Raffaella D'Este e il marito. Secondo il giudice, l'orario del delitto è collocabile con ragionevole certezza tra le 19.40 e le 20.10 del 30 ottobre 2013, un lasso temporale che ha visto Gagliardi privo di alibi. Tra gli indizi che hanno finito per incastrare Gagliardi, poi, c'è una ricerca effettuata sul computer dell'autore del delitto il 9 settembre del 2013, che dice a che distanza può essere fatale un colpo sparato da un Flobert calibro 9, fucile, che poi è l'arma del delitto. Ancora con la cronaca ci spostiamo a Teramo. Era arrivata a fine gravidanza, ma quando è andata in ospedale per partorire i medici le hanno detto che non c'era più battito fetale, poi il cesareo con il bimbo nato morto e un'autopsia che dovrà adesso accertare le cause di quella morte nel grembo materno, una morte per la quale la procura di Teramo, dopo l'esposto presentato dai genitori, due trentenni residenti in Val Vibrata, ha iscritto nel registro degli indagati il ginecologo ospedaliero che aveva seguito la donna durante tutta la gravidanza. Un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà effettuata oggi è necessaria per permettere al medico di nominare eventualmente un proprio consulente. La tragedia si è consumata pochi giorni fa all'ospedale di Sant'Omero e la donna, una ragazza di 30 anni, giunta alla fine di una gravidanza senza problemi, era andata in ospedale per partorire, ma durante i controlli del caso i medici si sono accorti dell'assenza di battito. Una gioia trasformata in tragedia, con la coppia che si è immediatamente rivolta ad un legale e ha presentato un esposto finito sul tavolo del PM di turno, il sostituto Luca Sciarretta, e adesso sarà l'autopsia a dover chiarire cosa sia successo e se ci siano state eventuali responsabilità mediche. All'Aquila è stato depositato al Tribunale il primo ricorso per richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria, il servizio di Daniela Braccani. Vediamo. È stato depositato al Tribunale dell'Aquila dall'avvocata Simona Giannangeli il primo ricorso per un rifugiato richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria. Il 30 settembre 2015, infatti, con una modifica legislativa, è stata ampliata la competenza dei tribunali affinché possano ricevere ricorsi contro i dinieghi di protezione umanitaria per i richiedenti asilo, ricorsi che prima della modifica potevano essere presentati solo in alcuni tribunali d'Italia. Il primo ricorso è stato presentato dalla legale aquilana nell'ambito del progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, del quale il Comune dell'Aquila è titolare e il Comitato Territoriale Arci L'Aquila è realizzatore. All'Aquila abbiamo depositato questo primo ricorso per un richiedente asilo nell'ambito del progetto cosiddetto SPRAR, che è un progetto nazionale che predispone un sistema di accoglienza integrato proprio per i richiedenti asilo e per tutti coloro che sono in attesa o dell'esito dell'audizione presso la Commissione Territoriale o che sono in attesa, come in questo caso,
dell'esito del ricorso depositato. Quindi significativo è il punto relativo al fatto che una competenza territoriale più ampliata restituirà sicuramente una maggiore fruibilità dei diritti di questi soggetti che sono in attesa di protezione. Attualmente il numero di richiedenti asilo solo in Italia è di oltre 20.000 persone, per non parlare del resto dei paesi d'Europa, un'emergenza soprattutto nordafricana. La provenienza dei rifugiati infatti è diversa, si va dalla Libia alla Somalia, Ghana, Eritrea, Etiopia, Mali, Senegal, Afghanistan, Egitto e Pakistan. All'Aquila sono circa 20 ragazzi che hanno trovato accoglienza, ma non sempre protezione umanitaria, come per il caso oggetto del ricorso. Una modifica, quella alla normativa sui rifugiati, che senza dubbio agevola i tribunali, ha spiegato la Giannangeli, e che apre nuove aspettative. Ma le aspettative rispetto a questo primo ricorso, chiaramente, come lo saranno sempre rispetto a tutti gli altri ricorsi, è che ci sia un'attenta valutazione da parte del giudicante rispetto alla materia che viene sottoposta e che ci possano essere quanti più accoglimenti delle richieste in questo senso. Quindi l'auspicio è che laddove ci sia diritto, questo diritto venga riconosciuto. Uno sciopero alla fame di dialogo a partire dalla mezzanotte nei confronti del ministro della giustizia Andrea Orlando. Lo ha annunciato la segretaria dei radicali italiani Rita Bernardini, candidata a garante dei detenuti in Abruzzo per suscitare l'attenzione sulla carenza degli organici dalla magistratura di sorveglianza. Ed ora parliamo della riduzione di stipendi dei consiglieri regionali. Il disegno di legge regionale è destinato a rimanere nei cassetti, lo dice il vicepresidente del Consiglio regionale Lucrezio Paolini. Il servizio di Filippo Tronca. Il disegno di legge regionale sulla riduzione dei compensi dei consiglieri regionali è destinato a rimanere nel cassetto per molto tempo. La riforma costituzionale appena approvata in seconda lettura al Senato infatti contiene un articolo che prevede che i compensi dei consiglieri regionali non possono superare l'importo di quello attribuito ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Un bel dimezzamento, insomma, a conti fatti. Tanto basta ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale abruzzese, che a luglio ha assunto il compito di costituirsi in gruppo di studio proprio per mettere a punto l'epocale e doloroso provvedimento, ad affrettarsi a dire che allora è inutile una legge regionale, visto che ci penserà il governo a normare sulla stessa materia. In precedenza io avevo come dire, personalmente rimandato a quello che era il lavoro che stava ponendo in essere l'ufficio di presidenza, ma nelle more di questo lavoro mi pare che sia intervenuto il governo centrale che all'interno della legge che va a rivedere le norme sull'elezione del Senato ha diciamo, già approvato delle norme che vanno decisamente a modificare il quadro. Credo che sia opportuno che il nostro Presidente ne parli nella conferenza Stato-Regioni, proprio in ragione di questo intervenuto nuovo quadro normativo. Eppure a luglio, proprio con la promessa di elaborare in tempi stretti un nuovo testo condiviso da tutti, fu rispedita in commissione la proposta di legge del Movimento 5 Stelle che prevedeva di tagliare le indennità dei consiglieri da 11.100 a 5.000 euro e quella degli assessori da 13.800 euro a 6.500. E ancora tagli a rimborsi spese, abrogazione del trattamento di fine mandato, riduzione dei vitalizi con percentuali maggiori in caso di cumulo di vitalizi diversi, lo spostamento da 60 a 67 anni per la fruizione del vitalizio per i consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto. Tutto congelato, in attesa di una riforma costituzionale che però avrà un iter lungo e accidentato. Servirà anche un referendum confermativo al netto delle tante resistenze in Parlamento proprio sulla riduzione delle indennità, ma su certi temi il Consiglio regionale non sembra avere nessuna fretta. È stato presentato oggi dal sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca il nuovo sistema di allerta per la protezione dei sottopassi carrabili in caso di allagamento. Il servizio di Paolo Renzetti. Mazzocca oggi ha presentato un importante progetto, il controllo dei sottopassi in caso di allagamento per un pronto intervento. Sì, un sistema di allertamento appunto dei sottopassi in caso di alluvione degli stessi. Come ben sappiamo in Italia e purtroppo anche in Abruzzo, toccandoci da vicino come regione, non abbiamo avuto degli eventi tragici, le vittime, e quindi abbiamo ritenuto come protezione civile giusto, opportuno e fra l'altro doveroso intervenire su un tema che entra proprio nei gangli
della prevenzione più che della protezione civile. Riteniamo che aver operato in questa direzione grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Comunità Europea con l'Ipadriatic, intervenire per ora con un progetto pilota su 5 sottopassi di altrettante città costiere che sono Pescara Francavilla, Montesilvano, Giulianova e Tortoreto Lido. Questi sistemi si stanno sostanzialmente installando in questi giorni, quello di Giulianova è già stato ultimato, adesso si sta procedendo a quello di Montesilvano e la nostra intenzione è quella di proseguire con un ulteriore progetto, magari con la misura Horizon 2020, affinché tutte le città costiere possano essere dotate almeno di un sottopasso con questo sistema di allertamento e affinché le stesse amministrazioni comunali possano, attraverso i loro sistemi di protezione civile, integrare questo tipo di segnalazione intelligente, telematicamente autonoma da ogni intervento umano con le altre iniziative che loro devono svolgere sul proprio territorio comunale. Alla presenza del governatore D'Alfonso e del presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco è stata inaugurata questa mattina a Penne la variante est destinata a smaltire il traffico veicolare all'ingresso della città al servizio. È stata inaugurata la strada variante est di Penne, un asse che collegherà, superando il centro urbano, la provinciale 151 all'altezza del campo sportivo di Ossicelli e la statale 81 via Valeria. Un'opera pensata circa 17 anni fa che contribuirà a decongestionare il traffico veicolare sulla circonvallazione di Penne, oltre a consentire l'utilizzo del parcheggio della Portella che dà accesso al centro storico cittadino. Le opere importanti richiedono tempo, anche perché ci sono complessità di siti, di terreni, di procedure, di pareri. L'importante adesso è la strada fatta e che venga mantenuta, cioè custodita, riservata, fare in modo che insomma questa strada risulti funzionante sempre. Tutti augurano una funzionalità maggiore a questo territorio. Io sono felice, contento, soddisfatto che in un anno abbiamo fatto sì che questo risultato fosse possibile. Abbiamo assunto degli impegni con gli operatori economici, ma lo abbiamo fatto anche nella totalità del senso di responsabilità che noi assumiamo ogni giorno. Quindi veramente grande risultato per Penne, non solo, per tutta l'area vestina. La strada che stiamo consegnando fondamentalmente è solo un lotto di un intervento della provincia di Pescara che riguarda un finanziamento di oltre 4 milioni di euro, che riguarda anche l'intervento sulla Penne-Loreto, che oggi Penne-Loreto è impraticabile perché è un cantiere. Da domani ci sposteremo su quel fronte, immediatamente continueremo i lavori su quel versante per consentire una transitabilità e una viabilità su quest'area interna particolarmente sentita. Tra l'altro abbiamo anche i mezzi pubblici che rasentano veramente le difficoltà quasi di non percorribilità. La Regione è pronta a stanziare 400.000 euro dei 600 necessari per la realizzazione di opere di messa in sicurezza delle criticità relative agli allagamenti della strada statale 650 Trignina. Vediamo. Manca solo la ratifica che arriverà nella riunione di giunta regionale la prossima settimana per lo stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticità relative agli allagamenti cui è sempre più spesso esposta la strada statale 650 Trignina in prossimità dello svincolo di Lentella in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato nel corso della riunione del tavolo tecnico al quale hanno preso parte tra gli altri gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro, il vicepresidente della provincia di Chieti Antonio Tamburrino, il sindaco di Lentella Carlo Moro e il viceprefetto di Chieti Domenica Calabrese. Per realizzare i lavori occorre una cifra complessiva vicina ai 600.000 euro. Risorse che l'ANAS si è già impegnata a garantire almeno per la metà, ma è probabile che riesca ad arrivare alla copertura totale. Il presidente della Regione D'Alfonso ha indicato questo intervento come prioritario al fine di impedire per il futuro gravi disagi alla circolazione veicolare ed alle attività produttive di quella zona. Il passaggio successivo, ha proseguito il presidente, dovrà essere quello di stipulare una convenzione tra Regione, ANAS e Comune di Lentella, nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera. Dettagli che potrebbero essere definiti già nel prossimo incontro, programmato per inizio novembre, in cui si verificherà anche la tempistica per indire la gara d'appalto. Sarà il responsabile dell'Avvocatura del Comune dell'Aquila, l'avvocato Domenico De Nardis, a firmare la proroga. Daniela Braccani.
Sembra che a firmare il rinnovo dei contratti sarà il responsabile dell'avvocatura del Comune dell'Aquila, l'avvocato Domenico De Nardis, nel frattempo non più segretario generale ad interim, dopo la sospensione di Carlo Pirozzolo, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica dell'Aquila. La figura, secondo i sindacati, sarebbe stata individuata dalla Giunta e in particolare dal sindaco Massimo Cialente. Nei giorni scorsi la svolta è stata preceduta dal no della sezione di controllo della Corte dei Conti, in funzione consultiva, a fornire un parere sulla legittimità o meno della scelta del Comune. Un gran rifiuto che però, tra le righe, conteneva elementi che sono stati ritenuti incoraggianti, soprattutto sulla sussistenza della possibilità di deroga concessa dalle norme in virtù delle conseguenze ancora pesanti del sisma del 6 aprile 2009. I precari senza lavoro occupavano settori chiave dell'amministrazione comunale, come ricostruzione pubblica e privata, sociale, cultura, lavori pubblici, oltre a 15 maestre degli asili nido comunali rimasti chiusi e la loro fuoriuscita sta provocando disservizi a non finire negli uffici. In caso di conclusione positiva della conciliazione, seguirebbero l'appuntamento alla direzione provinciale del lavoro, da fissare per lunedì o martedì, per rendere ufficiale ed esecutiva la prosecuzione di quei contratti. E così sarebbe cosa fatta il rinnovo fino al 31 dicembre, spendendo un budget residuo di 400.000 euro autorizzati per il personale, in attesa di trovare altri 2 milioni di euro all'anno a fronte dei 2,5 richiesti e nuove certezze normative nella legge di stabilità. I sindacati abruzzesi uniti per manifestare domani nella nostra regione, come in tutta Italia, per i problemi della scuola. A Pescara si manifesterà l'Istituto Alberghiero De Cecco al centro delle contestazioni degli studenti dopo la ventilata ipotesi di uno spostamento a Cepagatti. Vediamo. Noi la svolgiamo all'alberghiero, ovviamente al centro del tema è la legge 107, la cosiddetta legge sulla buona scuola. Questa manifestazione arriva al termine di una serie di assemblee tenute nei luoghi di lavoro, in cui è emerso, confrontandoci con i lavoratori, dopo l'approvazione avvenuta nell'estate, forti punti di criticità e, così come abbiamo riportato simbolicamente nel manifesto, una riforma non voluta, bocciata, una riforma che è arrivata al termine di un percorso che giudichiamo assolutamente antidemocratico, partita con un'ampia consultazione e terminata invece con un voto di fiducia, fatta dopo una serie di manifestazioni, scioperi, che hanno visto una grandissima partecipazione da parte non soltanto del personale della scuola, ma anche di genitori, studenti. L'unità dei sindacati dimostra che fra di noi c'è una grande unione sulle tematiche critiche verso la legge. Adesso sarebbe complesso dire tutte le criticità, ma sicuramente il mondo della scuola avrebbe avuto bisogno di essere ascoltato su alcune questioni. Noi non avevamo mai detto che bisognava buttare a mare tutto l'impianto della legge, ma bisognava rimettere mano ad alcuni aspetti, quelli molto critici, e che secondo me non soddisfano il mondo della scuola, cioè la scuola reale. Ci sono dei profili di illegittimità della legge e i sindacati nazionali porteranno avanti quindi delle vertenze unitarie su questi profili di illegittimità della 107. Poi ci sono i profili interni al funzionamento della scuola che abbiamo dibattuto con gli insegnanti e anche con gli studenti e che per alcuni versi possono anche essere migliorati. E poi ci sono i profili della contrattazione di scuola che è stata fortemente attaccata e fortemente indebolita dalla legge 107 ed è il pezzo sul quale noi dobbiamo continuare ad essere uniti, compatti e a combattere per cambiarli questi aspetti. Fondi europei per voucher formativi riservati ai giovani abruzzesi under 35. Il progetto è stato presentato questa mattina in regione a Pescara dall'assessore regionale alle politiche giovanili Marinella Sclocco, che ha illustrato l'iniziativa messa a punto dalla Giunta. Il servizio. Voucher rivolti a giovani under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca, già sostenute oppure da sostenere. La Regione mette a disposizione degli studenti 2.850.000 euro, con cui si conta di aiutare almeno 1.000 giovani abruzzesi che vogliono investire sulla formazione.
L'intervento si rivolge a nuclei familiari con reddito fino a 25.000 euro e vale per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Il voucher ha un'entità massima variabile da 3.000 a 8.000 euro e la domanda va presentata solo online e verranno attribuiti 10 punti in più ai giovani con invalidità pari o superiore al 66%. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso, da quest'anno si finanzieranno invece proprio a iscrizione e questo sarà un cambiamento che sarà poi anche dell'anno prossimo. Quindi io dico a tutti quanti, quelli che hanno sempre, come dire, che sanno, diciamo che rimborsavamo l'anno precedente, questo lo faremo solo per quest'anno. Dall'anno prossimo e da quest'anno stesso apriremo all'anno che verrà, quindi in questo caso al 2016-2017. Il Giubileo può e deve rappresentare una grande occasione a livello turistico per l'Abruzzo, lo dice la CNA, che auspica una sinergia a più livelli e la creazione di app e card per i turisti che visiteranno l'Abruzzo. Il servizio. Noi riteniamo che la Regione debba istituire un'app e in modo tale che tutti i pellegrini che arrivano a Roma, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, riescano a capire immediatamente la posizione strategica dell'Abruzzo, dei 22 siti religiosi, dei 3 santuari che abbiamo qui, che sono importanti, che si trovano all'interno del quadrilatero della misericordia delle 4 regioni Lazio, Umbria, Marche e Puglia, e capire poi quale tipo di tour esperienziale possa essere effettuato. Noi faremo la nostra parte, siamo d'accordo nell'istituzione del comitato scientifico, ma deve essere un comitato tecnico scientifico dove ci siano istituzioni pubbliche e private e ognuno faccia la propria parte. Noi faremo la nostra parte con le nostre imprese, ma io faccio un esempio: noi abbiamo veramente tanti percorsi, tante bellezze, anche delle informazioni che su internet sono ben fatte, ma un turista che viene dal Sud America sbarca a Fiumicino, come fa a conoscerle? Se la regione non istituisce per esempio un'app con il wifi, appunto perché la regione Abruzzo strategicamente importante non permette di collegare automaticamente queste persone appena arrivano nell'aeroporto, nella stazione ferroviaria. Continuano gli appuntamenti per la 20ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo a Teramo. Domani alle 18 si terrà la premiazione del concorso Le emozioni fotografiche, il servizio di Elisa Liuzzo. Importante appuntamento previsto per sabato all'interno del 20º Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica. Sì, c'è un aspetto importante che sono le emozioni fotografiche, curata da Frederick Vienne, che è il nostro fotografo che fa parte di Teramo Nostra. E quindi questo premio quest'anno l'abbiamo intitolato a Lucio De Marcellis, perché Lucio è stato uno dei collaboratori anche dell'associazione, ma è stato un docente del nostro liceo artistico, è stato uno dei promotori delle piste ciclabili, si è battuto sempre per fare le piste ciclabili, è una grande figura di intellettuale che ha onorato la nostra provincia. Prossimo appuntamento è giovedì alla Pinacoteca Civica in Viale Bovi alle 17.30, ci sarà la consegna dei cataloghi della mostra di Giovanni Melarangelo, dei disegni, un bellissimo catalogo con interventi musicali di un violoncello e di un violino, intervento critico di Nerio Rosa, e quindi andiamo avanti con le varie iniziative. Chiuderemo l'8 novembre con il concerto alla nostra casa di riposo. Importanti numeri quest'anno ha registrato il premio? Sì, il premio è stato veramente super seguito, purtroppo dobbiamo dire che è la nota negativa, che non abbiamo ancora oggi nessun... L'unico finanziamento è stato di 1.000 euro della nostra provincia. Noi vorremmo che questo premio, che è andato anche in onda sul TG nazionale, sul TG2, vediamo che la parte, diciamo, politica, anche a livello locale, danno finanziamenti o si fanno parte attive di far avere i finanziamenti per tante altre manifestazioni. Su questa manifestazione non c'è la giusta attenzione.
Il 24 e il 25 ottobre torna la 36esima edizione della Festa della Castagna. Prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una 2 giorni immersi nella natura dei Monti della Laga. Vediamo. Il 24 e 25 ottobre torna la 36esima edizione della Festa della Castagna a Leofara di Valle Castellana. Prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una 2 giorni immersa nella natura dei Monti della Laga. Sì, hai un po' riassunto quello che ci caratterizza, no, un po'. Il programma prevede sia il sabato che la domenica l'apertura degli stand gastronomici, diciamo negli orari classici. Le visite ai castagneti in orari anche quelli prefissati, quindi la mattina e nel primo pomeriggio, ce ne saranno più di uno. Tra l'altro siamo coordinati dall'associazione Ager che attraverso degli accompagnatori accompagneranno le persone all'interno dei boschi. Ci sarà anche l'opportunità, quest'anno credo di sì, visto che la produzione c'è stata, magari di raccogliere anche qualche castagna. E le visite ai castagneti come ogni anno sono sempre più partecipate? Allora sì, riteniamo che la Festa della Castagna di Leofara sia un'esperienza multisensoriale dove la fa da padrona il gusto con i piatti tipici e i prodotti locali, ma tanta gente viene richiamata anche dal fascino dei luoghi e dall'autunno. Proprio per questo motivo sono previste delle visite guidate nei castagneti, la prima sabato pomeriggio a partire dalle ore 15 e domenica la mattina a partire dalle ore 10 e poi il pomeriggio alle ore 15. Saremo a disposizione dei turisti e dei visitatori per svolgere questo avvicinamento al bosco, entrare nello stesso e conoscere questa importantissima risorsa del nostro territorio che da secoli caratterizza non solo l'economia, ma l'identità delle genti dei Monti della Laga. Si terrà domenica 25 ottobre alle 17 il gran finale dell'Abruzzo all'Expo. La chiusura sarà affidata all'artista abruzzese Gabriele Cirilli, attualmente impegnato su Rai 1 con lo show di Carlo Conti, tale quale di cui è stato il vincitore di una passata edizione. E poi oggi c'è stata la 9ª giornata di campionato per la Serie B e nell'anticipo di giornata il Pescara si è incontrato con il Pro Vercelli. Allora andiamo a vedere il risultato di questa giornata, vediamo. Con una rete del giovane Luca Forte alla mezz'ora della ripresa, il Pescara è riuscito a piegare la resistenza della Pro Vercelli arrivata in Abruzzo per il pari e conquistare così un successo di platino. In 90 minuti sofferti, i ragazzi di Massimoto sono riusciti con pazienza ad attendere il momento giusto per piazzare il colpo del KO e ottenere così la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta al provinciale di Trapani. La strada tracciata dal Delfino sembra davvero essere quella giusta. I biancazzurri in campo con il recuperato Zampano in panchina iniziano in sordina. Emergenza in difesa con Bunozzo e Fornasier ancora assenti. Per i piemontesi affidati per la seconda settimana alle cure di Claudio Foscarini, solito 4-3-3 che in fase di non possesso diventa un 3-5-2. Su di spalti 6.000 tifosi biancazzurri con l'avvio che di marca ospite con Sprocati che al terzo fa correre un brivido alla difesa biancazzurra girando dai 18 metri di poco sopra la traversa con Fiorillo comunque sulla traiettoria. Il pressing dei piemontesi crea subito qualche problema al Delfino che rischia anche al decimo su una punizione di Scaglia che manca di poco il bersaglio. Il Pescara ha qualche difficoltà a superare la munita difesa avversaria ma al 13° ha una buona occasione con Benalì che da prima del limite non inquadra lo specchio della porta difesa dall'ex Pigliacelli. Ben più ghiotta l'occasione che capita al quarto d'ora sulla testa di Verre che in area tutto solo davanti all'estremo vercellese schiaccia debolmente fra le braccia del portiere ospite. La squadra di Claudio Foscarini non si chiude quando può si affaccia nella metà campo adriatica. Al 33° c'è un lampo di Gianluca Caprari che fa tutto bene prima di concludere centralmente fra le braccia di Pigliacelli che poi al 42° deve fare invece gli straordinari per ribattere un tiro ravvicinato di Crescenzi. Il primo tempo si chiude proprio al 45° con una punizione fuori misura di Di Roberto.
La ripresa si apre al terzo con il palo clamoroso di Verra in area di rigore ospite. La squadra di Oddo appare più decisa rispetto al primo tempo, il piglio è decisamente diverso e così al decimo c'è un colpo di testa di Gianluca Caprari che incorna bene scheggiando la traversa. Il Pescara sbuffa, soffre con Oddo che getta nella mischia Cocco e Forte e proprio alla mezz'ora l'ex varesino riesce a mettere la sfera in rete di Potenza dopo la traversa clamorosa, la terza della serata, colpita dalla Padula. Per i tifosi biancazzurri il gol vale oro visto che la Provercelli è costretta ad inseguire lasciando ampi spazi al Pescara e così al 33esimo c'è il contropiede del Delfino con Gianluca Lapadula che in area ha l'occasione per chiudere il match trovando però il miracolo di Pigliacelli che salva la sua porta dalla seconda capitolazione, ma il portiere piemontese è ancora più bravo al 46esimo quando Cocco mira al 7 trovando proprio la respinta dell'estremo ospite. Per il Pescara sono 3 punti che valgono oro. Sfatare il tabù della trasferta è questo l'obiettivo della Virtus di Scena domani a Brescia e saranno assenti il centrocampista Bacinovic e il difensore Aquilanti non convocati. Invece torna a disposizione l'attaccante Padovani. Il servizio. No, non sono preoccupato, mi auguro solo che cerchiamo di riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste ultime partite a prescindere dal risultato, perché penso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non c'è proprio da dire niente a questi ragazzi. È chiaro migliorare la situazione lì dove magari in alcune scelte, anche nel passaggio più semplice, di essere un po' più concreti e più decisi e più cattivi in qualsiasi cosa facciamo, dal passaggio, un fallo laterale, a qualsiasi cosa, iniziare magari a migliorare sotto quell'aspetto, perché sì è vero che non abbiamo fatto tantissimi gol, ma è anche vero che spesso e volentieri ci precludiamo la possibilità di fare uno sviluppo, di crearsi una situazione importante appunto per questi o errori di scelta o errori tecnici di ultimo passaggio o quant'altro. Quindi cerchiamo di migliorare su questo aspetto e poi bisogna andarci alla ricerca del gol, ma questo è un discorso generico e non solo per gli attaccanti. Abbiamo sempre dimostrato di giocare le partite a prescindere per far risultato, spesso e volentieri ci siamo riusciti, cioè meno volte ci siamo riusciti, altre volte ci siamo riusciti, però la cosa importante è l'atteggiamento. Io penso che il risultato poi venga a seconda della voglia di riportare a casa il risultato, quindi a maggior ragione è importante l'atteggiamento. Le partite sono tutte importanti, è chiaro che andiamo a giocare contro il Brescia che inizialmente è una squadra che comunque è partita con il nostro stesso obiettivo, che sta facendo molto bene, e sarà una partita dura, giocano bene, è una squadra che ha fatto 13 gol, 5 risultati positivi, sì, neanche subiti diversi, è una squadra che gioca molto bene, hanno giocatori di qualità e dobbiamo essere bravi a cercare di contenerli e cercare di fare il nostro sviluppo di gioco. Ora la Lega Pro, i biancorossi tornano domani al Bonolis dopo il KO di Macerata per ricevere la visita del Prato. D'obbligo ci sono i 3 punti. Il servizio. Secondo me crescere tantissimo, dobbiamo trovare un equilibrio maggiore di quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo provato a qualche giocata diversa, e si sta lavorando per cercare di avere una squadra ben equilibrata in campo, razionale e nello stesso tempo che sia efficace in fase offensiva. Ma ci abbiamo sicuramente Palma che è proprio un sostituto di Amaddio, che è un ragazzo molto giovane ma molto interessante. C'ha delle belle geometrie, è un ragazzo molto concentrato a livello di attenzione in campo e anche una buona qualità tecnica. Poi c'è Di Paolo Antonio che può sicuramente rivestire bene anche quel ruolo. Adesso stiamo avendo un problema in trasferta, cioè questo, i risultati non è che io non credo nella sfortuna, non credo nel fato, e sicuramente lì pecchiamo su alcuni aspetti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la preparazione alla partita non è stata quella che ci aspettavamo. Quindi penso che sicuramente la squadra si è resa molto conto di questo fatto qua. Il Prato è una buona squadra, un 4-3-1-2, anche se poi contro di noi hanno sempre cambiato disposizione le squadre avversarie.
Però c'ha due ottimi attaccanti, Gomez e Capello, che sono... Capello è molto giovane ma molto molto interessante come giocatore, e quindi è da tenere in grande considerazione. C'ha Chiricò, che conosciamo bene, che stava a Lanciano, insomma un giocatore molto molto pericoloso. Però dipende da noi se riusciamo a esprimere quella prestazione, se andiamo in campo con quel piglio, con quell'attenzione, insomma abbiamo grandi possibilità di fare risultati. Dopo essere tornata a muovere la classifica col pareggio in casa del Tutto Cuoio, ora l'Aquila cerca una vittoria che manca dalla seconda giornata. Domenica alle 15 al Fattori, l'11 di Carlo Perrone riceverà la Carrarese, squadra nella quale milita l'ex centravanti rosso-blu Saveriano Infantino. Il servizio di Gianmarco Menga. L'Aquila si prepara alla sfida interna contro la Carrarese con l'obiettivo di dare un senso al pareggio rimediato lo scorso weekend contro il Tutto Cuoio. Urge tornare a fare punti in casa e dare una scossa ad una classifica non deficitaria ma sicuramente pericolosa. In settimana sul fronte societario ci sono stati segnali rassicuranti che hanno in parte calmato le acque dopo le scintille tra club e tifoseria delle scorse settimane. Martedì, nel corso della trasmissione Pro L'Aquila, il presidente Corrado Chiodi ha reso noto l'ingresso di 3 nuovi sponsor che daranno nuova linfa al sodalizio aquilano. In più, l'idea societaria di voler andare avanti con sempre maggior convinzione e la rassicurazione di non avere alcun debito con le banche hanno in parte placato gli animi della tifoseria, che aveva gridato a gran voce ad inizio settimana la vendita della società. Ora la parola torna finalmente al campo. Per la sfida alla Carrarese il tecnico Carlo Perrone dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva, fuori per un problema muscolare, mentre dovrebbero essere regolarmente disponibili i difensori Anderson e Maccarrone, al pari di Cosentini, autore di un buon esordio sul campo del Tutto Cuoio. Top secret il modulo di gioco, anche se Perrone potrebbe confermare il 4-4-1-1, 4-2-4 in fase offensiva, visto all'opera proprio contro il Tutto Cuoio. Nella Carrarese, occhi puntati sull'ex di turno, l'attaccante Saveriano Infantino. Di lui si ricorda soprattutto la testata al pianodaccio di Teramo che valse mezza promozione in prima divisione nell'indimenticabile stagione 2012-2013. E con lo sport, come sempre, si conclude il nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento domani alle 14. Buonanotte.